Ciao, oggi vi parlo di Michelangelo Merisi da Caravaggio, conosciuto da tutti con il nome di Caravaggio. Dobbiamo andare molto velocemente perché ci sono tante cose da dire di questo pittore. Allora, innanzitutto, quando arriva a Roma, lui ha subito un impatto con la pittura classica, con l'arte classica. Quindi, quando vediamo alcuni dei suoi quadri con nudi, sappiamo che lui ha studiato cose sia del Rinascimento che classiche romane, greche antiche. Quindi vediamo questi corpi che ricordano molto l'arte antica. Però in quel periodo in particolare, stiamo parlando del 600, inizia ad esserci una maggiore attenzione verso la natura e verso il paesaggio. Quindi anche Caravaggio, come altri pittori in tutta Europa, crea delle composizioni con dei fiori, con delle nature morte o comunque dei paesaggi molto belli, molto, molto dettagliati. Abbiamo visto con Raffaello e Michelangelo che la loro pittura è una pittura piuttosto solare, luminosa, mentre invece Caravaggio, essendo un animo anche un po' tormentato, mette nelle sue opere, questo senso di angoscia. Quindi, inizia ad usare colori come nero, marrone, bruno, bordeaux, rosso scuro, colori che fino a quel momento non erano i principali, nelle tele, di quadri. È stato sempre appunto un pittore maledetto, ha avuto una vita piuttosto disordinata, molti problemi con la giustizia e questo lo portano a muoversi e a viaggiare. In particolare, cioè, scappa, quindi continua a scappare, arriva fino a Malta, va in Sicilia, va a Napoli e durante uno di questi viaggi di ritorno verso Roma, dove gli dicono che finalmente sono state tutte quante sistemate le sue problematiche appunto con la giustizia, muore. E muore molto giovane. Qual è la particolarità, una delle tante particolarità di Caravaggio? Che fino a quel momento i pittori usavano dei modelli specializzati, comunque utilizzavano delle persone che per lavoro facevano proprio modelli per realizzare dei quadri. Invece Caravaggio prende dei contadini, la ragazza di strada, un povero, utilizza proprio la gente che aveva intorno. E questo un po' creò, come posso dire, un po' di malumore all'interno di questa cerchia culturale. Perché? Perché se lui voleva rappresentare un principe, una nobildonna o un santo, prendeva appunto un personaggio che non aveva niente a che vedere con quello che doveva raffigurare. E questo un po' appunto creò dei dissapori all'interno della cerchia. Lavorò comunque tantissimo con famiglie nobili e quindi possiamo trovare tante opere sparse per la città. Ora, orecchie aperte perché parliamo proprio di questo percorso di Caravaggio. Il primo luogo che visiteremo virtualmente è la Galleria Borghese che si trova all'interno di Villa Borghese. Era stata realizzata, fatta realizzare dal cardinale Scipione Borghese, tutta la struttura del Casino, e adesso è una galleria d'arte molto importante. All'interno troviamo due quadri, anzi tre quadri, che probabilmente sono degli autoritratti, quindi era abbastanza comune per l'epoca utilizzare uno specchio e fare un autoritratto, quindi non utilizzare dei modelli ma fare proprio la propria immagine. Tanti artisti hanno realizzato questi autoritratti. Quindi vediamo da questa parte, eccolo qua, chissà se si vede bene, il fanciullo con la canestra di frutta. Dove vedete ci sono tanti dettagli di frutti. Vediamo da quest'altra parte il bacchino malato. Eccolo qua. E poi un quadro abbastanza importante, che è il Davide con la testa di Golia. Questi sono tutti quadri che sono stati comprati, quindi acquistati nei secoli. E probabilmente quindi questo è un autoritratto, quindi Caravaggio che diventa Golia e vedete che è proprio sofferente, a parte che è morto, però proprio è peccatore, quindi rimette la sua vita
in questa immagine. Lui, che è stato sempre tormentato, ha fatto tantissimi peccati. E poi un altro quadro molto bello e molto interessante è questo qui, che è chiamato La Madonna dei Palafrenieri o Madonna della Serpe. Ecco qua, vedete, c'è la serpe qui in basso, c'è Maria, c'è Gesù e questa dovrebbe essere Sant'Anna. Però vedete, sono comunque vestiti come l'epoca, quindi non con tuniche come se fosse all'epoca antica, ma utilizza anche questi, faccio vedere, questi abiti proprio della sua epoca storica. E questa era un po' una cosa strana, una cosa particolare. Passiamo dalla Galleria Borghese al Palazzo Barberini, l'abbiamo già visto tante volte, e il Palazzo Barberini, dove appunto c'è la Galleria d'arte antica, scusatemi, e troviamo questo quadro. Vediamo se riesco. Eccolo qua. Giuditta con Oloferme. E vedete che la caratteristica di questo pittore è il fatto che vuole far diventare tutto quanto come una scena teatrale, molto drammatica. E in questo quadro in particolare vediamo come il bene sconfigge il male, vediamo questa pittura cruda, ma è molto importante anche l'utilizzo della luce, quindi la luce che dall'alto illumina proprio la ragazza vestita di bianco che rappresenta il bene, anche se sta facendo un atto particolare. Passiamo ad un'altra galleria, un altro museo, che è la Galleria Doria Pamphili. Questa era la casa di una famiglia, la famiglia Doria Pamphili. Le due famiglie si sono sposate, quindi hanno dato origine a questo cognome. E una parte della famiglia ancora vive in un'ala, una piccola ala del palazzo. Però all'interno ci sono dei quadri bellissimi, tra cui questo appunto di Caravaggio. Io non so se non riesco a inquadrarlo bene anche con la luce, eccolo qua, che è appunto Il riposo nella fuga d'Egitto. Vedete come l'angelo è molto classico, nella sua posa, e questo rappresenta la musica. E poi c'è questo scambio tra il giovane e l'anziano, che è San Giuseppe, mentre da quest'altra parte c'è la Madonna Maria con il bambino che si riposano. Ma attenzione, guardate questa parte del quadro, quindi dove c'è la Madonna, perché all'interno della galleria noi troviamo anche quest'altra opera, che è la Maddalena Penitente. Quindi le due donne si somigliano molto, vi faccio vedere, per come sono state rappresentate. Passiamo a un altro museo, i Musei Capitolini, sopra il Campidoglio, nei palazzi costruiti da Michelangelo. Una parte di scultura, una parte di pittura. La parte di pittura si chiama proprio Pinacoteca. All'interno della Pinacoteca troviamo la Buona Ventura. Eccolo qua, dove la zingara legge la mano a questo giovane, e sembra proprio che lui si era, aveva consultato, aveva visto una zingara per farsi raccontare, per farsi far vedere proprio questo gesto, come lei lo faceva nella maniera più pulita possibile. Rapidamente, San Luigi dei Francesi, delle opere incredibili, le storie di San Matteo. Vediamo San Matteo e l'angelo. Questo è un particolare della vocazione di San Matteo e questo è il martirio di San Matteo. Non ve li posso spiegare per quanto sono belli, li dovete proprio andare a vedere all'interno della Cappella Contarelli. Poi abbiamo nella chiesa di Sant'Agostino, vicino a Piazza Navona, la Madonna dei Pellegrini. Eccola qui. Qui ci sono questi poveri pellegrini rappresentati con i piedi sporchi, vestiti strappati, e poi abbiamo per esempio Santa Maria del Popolo, ne abbiamo già parlato, e la Conversione di San Paolo e la Crocifissione di San Pietro. Manca, oltre ad altre opere, anche questa qui all'interno dei Musei Vaticani, che è la Deposizione, ma ci sono anche tante altre opere sparse. Io vi consiglio di andarla a vedere. Riepiloghiamo. Ciao a tutti!